Ciao a tutti, amici di Formula 1 in generale, archiviata anche la tappa canadese che ha stupito sia dal sabato che anche la domenica. È stata una gara che vede come vincitore la Red Bull di Max Verstappen con un arrivo in volata nei confronti di Sainz. Beh, iniziamo appunto dalla Ferrari. Ferrari che ha reagito alle penalità. Una Ferrari che comunque in qualche modo ha cercato di risvegliarsi, situazione non facile per Leclerc, partito ultimo, arrivato quinto, un pit stop allungato che gli ha fatto perdere tempo, però anche lui è arrivato lungo, ma il carrellino dietro si è sganciato. Diciamo che Leclerc non ha avuto una gara particolarmente lineare, però i suoi rischi se li è presi, il suo l'ha fatto, è arrivato quinto. Ha passato due Alpine al tornantino prendendosi un rischio clamoroso. Ha provato un attacco all'esterno, ma è andato lungo ed è rientrato dalla via di fuga, quella nei confronti di Ocon. Quindi diciamo che Leclerc i suoi rischi se li è presi, i rischi comunque calcolati. L'Alpine non hanno fatto vita facile, come è giusto che sia, tra l'altro, perché andavano bene questo weekend. E Leclerc li ha messi dietro, quinta posizione. Partendo 19esimo, direi comunque niente male. Forse si poteva fare qualcosina in più con quel pit stop. Poi la safety car è stata fondamentale per ravvivare appunto il finale della gara. C'era un dubbio, una sosta, due soste. Alla fine, comunque, Sainz è rientrato. Rientro in safety car e alla fine della safety car finale c'è stato questo inseguimento. Questo inseguimento molto, molto entusiasmante, dove Sainz comunque con una macchina che lui dice di conoscere pian piano nel tempo è riuscito a stare dietro Verstappen fino all'ultimo. Io onestamente non me l'aspettavo, credevo che dopo due o tre giri Verstappen sarebbe andato su sopra il secondo. E invece no, Sainz ha guidato bene. Sainz in generale forse ne aveva pure di più. Nel complesso, però chiaramente devi mettere la macchina davanti per vincere. Dico, questo è scontato e credo che sia appunto inopinabile. Certo, la capacità operativa della Ferrari l'abbiamo visto anche con Leclerc, nonostante l'ala un po' più scarica e con un DRS diverso, la capacità operativa della Ferrari non è mostruosa, nel senso. A DRS aperto si guadagna, ma non così tanto. L'abbiamo visto con Sainz. È pur vero che Sainz ha fatto il suo, la Red Bull è più efficiente. La Red Bull ha gestito bene l'ibrido, trazionava bene, quindi comunque ci stava, nel senso che non vedo anomalie, ecco. È una cosa che abbiamo visto durante il corso degli anni che la Red Bull è molto forte nel dritto. Certo, la guida di Sainz non è quella di Leclerc, magari un Leclerc è più aggressivo e poteva pure spuntarla, attenzione. Però questo sono congetture, sono ipotesi, non contano alla fine, sono semplici ipotesi. Quel che conta è che la Red Bull ha vinto anche in questa gara. E adesso nel weekend di Silverstone, dove si aspetta un altro pacchetto di aggiornamenti, vedremo un po' quali saranno le condizioni tecniche dei vari team. Il ritiro di Perez per perdita idraulica è un ritiro comunque inaspettato. E i ritiri per perdita idraulica sono quelli un po', secondo me, quelli un po' più allarmanti, nel senso che finché si rompe, come dire, il turbo, l'MGUH, cioè sono cose che tipo tu sai cosa si è rotto e il perché si è rotto. Bene o male riesci in qualche modo a capire, mentre magari le perdite idrauliche può essere anche un componente di 2 euro, come è successo a Fernando Alonso. Devono vedere e devono capire. Diciamo che non è una rottura appunto lineare, è il turbo, lo sai, è il turbo, si è rotto il turbo. Quindi vedremo. Red Bull, che anche avanza ovviamente nella classifica costruttori, una classifica costruttori che comunque abbastanza, cioè che pende alla bilancia a favore di Red Bull, ma
Io, come dico sempre, e lo dico anche con i ragazzi del gruppo Telegram, alla quale vi rinnovo l'invito qui sotto, il mondiale finisce ad Abu Dhabi, l'arbitro fischia ad Abu Dhabi. Masi fischia, no, Masi non può più fischiare, sto scherzando. Giusto, Orso. Bravo, Orso. Masi non fischia più, lo dice pure l'orso. E questo, idem anche per i piloti. Il piloti ancora non è finito. Io ho visto parecchi mondiali decisi all'ultimo. Il 2012 per Fernando Alonso, era in vantaggio all'ultima gara, aveva un vantaggio di oltre 40 punti. I mondiali sono una maratona, sono una prestazione, è la media di una prestazione che tu hai durante un anno. Se tu perdi il mondiale per una gara o per un errore, come fu per Baku, per Hamilton, evidentemente non stavi poi così tanto davanti, così come Massa nel 2008. Lo so, raga, questi sono ricordi brutti per voi ferraristi, però bisogna dirlo. Massa si è trovato nelle condizioni che a Singapore va a perdere il mondiale perché a sua volta il Malesi ha rotto. Questo, se non ricordo male. Quindi, ripeto, tutto ancora non è finito, è tutto aperto. Mentre invece una persona del gruppo Telegram ha parlato forse di un progetto Ferrari relativamente conservativo con queste pance larghe. Io non mi soffermerei più sulle pance larghe, perché comunque le pance larghe hanno un loro perché. Più che altro ho sentito dire che queste pance con lo scavo aiutino un po' ad avere quel carico in più, eccetera, eccetera. Ma più che altro non è tanto una questione di pance larghe. Io ho notato una cosa, che dove ci si può appigliare a livello di regolamento tecnico, dove si può andare in quella zona un po' più grigia, Ferrari sì, magari può andare va un po' più cauta. Per esempio le ali anteriori Mercedes, l'ala anteriore Red Bull, che sono assolutamente regolari perché hanno passato il test statico il test statico che non può flettere oltre i 5 mm con un tot di carico statico che in questo momento non ricordo, quelle ali in fondo al rettilineo sono molto più piegate rispetto a quelle della Ferrari. Forse magari Ferrari dovrebbe fare un po' di ricerca nelle extra flessioni aerodinamiche. Allora sì, potrei essere d'accordo. Ferrari dovrebbe interagire, cioè dovrebbe sviluppare un po' di extra flessione aerodinamica in più, sviluppare un po' quell'area, quei cosiddetti, quelle deformazioni controllate che portano a. Sì, sono d'accordo, da questo punto di vista sì, è vero. Però è pur vero che ogni volta che spuntavano fuori queste cose, la FIA inviava una direttiva tecnica e di nuovo cambiavano le carte in tavola, perché prima la Ferrari ci studiava su queste cose, se non erro nel 2018 o nel 2017, la Ferrari ci studiava. C'aveva il pilone dell'alettone posteriore, tendeva appunto ad inclinarsi in frenata e in uscita dai rettilinei. Tipo, quando andava verso così, verso i rettilinei, quindi aveva meno resistenza all'avanzamento, e tendeva a riavvicinarsi per inerzia quando in frenata. Non ricordo bene l'anno, ma la Ferrari comunque ci studiò su queste cose. Poi ovviamente direttiva tecnica e opera là, deve restare ferma, perché poi cambiano i carichi statici e quella cosa non funziona più, perché comunque è una deformazione controllata che deve passare un carico statico. Se la FIA ti cambia la direttiva in corso, non puoi fare più niente. Quindi sì, su questa cosa qua direi che la Ferrari è un po' conservativa, vuoi per le esperienze scottanti del passato, vuoi per altro. Comunque, fatto sta che la situazione è questa, le classifiche sono queste, adesso non ci resta altro che Silverstone. Vedremo un po' Silverstone, vedremo un po' con questi nuovi aggiornamenti dove sarà Ferrari e dove sarà Red Bull. Io vi saluto, grazie per l'attenzione e al prossimo video.